Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo arrivati all'ultimo venerdì di gennaio, quindi venerdì 29 gennaio del 2021. Noi continueremo a leggere la parola del Signore e durante questa puntata noi leggeremo Genesi capitolo 39 e 40. Quindi leggiamo la parola del nostro Signore, Genesi capitolo 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e se ne occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo di tutta la sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente di quel bel era avvenente di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: "Unisciti a me". Ma egli rifiutò e disse alla moglie di suo padrone: "Ecco, mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?" Benché lei gliele parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi a sé, a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: "Unisciti a me". Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: "Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. Come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito". E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: "Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito". Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che egli diceva: "Il tuo servo mi ha fatto questo", si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese, lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano rinchiusi i carcerati del re. Egli era dunque là in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe e gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Genesi capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore e il re d'Egitto.
Il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri. E li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe era rinchiuso. Il capitano delle guardie gli affidò la sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. In una medesima notte, il copiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno per uno, e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti». Giuseppe disse loro: «Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego». Allora il capo dei copieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci che mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone, prese l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diede la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa, come facevi prima quando eri il suo copiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me. Ti prego, parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo». Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Anch'io, nel mio sogno, avevo tre canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo». Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni. Allora, ancora tre giorni e il faraone alzerà la tua testa e ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te». Il terzo giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori e alzò la testa al capo del copiere e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei copieri nel suo ufficio di copiere perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran copiere però non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Parola del Signore. Come voi sapete, dal lunedì al venerdì noi saremo sempre qui per leggere la parola del Signore. Io sono molto contento e lieto e grato a Dio per questo tempo di lettura della parola di Dio. Lascia la parola di Dio parlare al tuo cuore. Parla al Signore attraverso la preghiera. Frequenta, fai parte di una chiesa che veramente predica la sana parola, la scrittura, la Bibbia, come il Signore ce la insegna dalla sua stessa parola. Che Dio ti benedica. Io ti aspetto per la prossima settimana, se il Signore così vorrà, per continuare a leggere la parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Nel nome di Gesù, Dio ti benedica.